Non solo abbiamo finito la strada con un paio di settimane in anticipo, ma siamo straordinariamente puntuali anche in questa nostra giornata, che è un doppio risultato. Io non voglio annoiarvi più di tanto, vedo già i bambini che si stanno preparando per la lunga camminata che ci aspetta per arrivare alla Cervara e poi tagliare il nastro della strada e poi finalmente restituire Portofino non solo ai suoi abitanti, cosa per cui il sindaco si è speso e abbiamo tutti combattuto, ma io credo a tutto il mondo, perché restituire Portofino nei tempi al mondo è il segno che qualche cosa è davvero cambiato nella politica di questa regione. Abbiamo rispettato una promessa ed è una cosa di cui sono particolarmente orgoglioso. La cosa fondamentale è rispettare la parola che si dà. Noi siamo venuti qua, e sembra incredibile, una mattina di circa 5 mesi fa a vedere i pescherecci affondati, il porto di Santa Margherita devastato, le spiagge piene di relitti e una strada crollata. Oggi siamo qua e vediamo intorno a noi una bellissima città pronta ad ospitare tutti i turisti che vorranno venire per i ponti che stanno arrivando. L'altro giorno eravamo qua e abbiamo lavorato per ridare a questa città un porto, stanziando tutti i soldi che servivano. Oggi soprattutto abbiamo dimostrato che la collaborazione tra istituzioni, che poi non sono un mostro strano, sono delle facce che vedete qua sul palco una a fianco all'altra, possono dare dei risultati straordinari. E questo risultato straordinario era giusto festeggiarlo con questa giornata, che non è solamente la fine di un'avventura, quella di restituire Portofino alla vita e alla continuità territoriale, è l'inizio di un'altra avventura che ci deve vedere tutti insieme a costruire una Liguria più bella come quella che abbiamo dimostrato può esistere in questi mesi.